C'è tanto Abruzzo e tanta L'Aquila nella nuova stagione di Freedom. La presentazione allora a Palazzo Fibbioni, alla presenza del sindaco Biondi e dell'assessore al turismo Aquilio, degli assessori regionali Febbo e Imprudente, del produttore esecutivo del programma Irene Bellini. Un modo per ringraziare anche il conduttore e giornalista TV Roberto Giacobbo per l'attenzione riservata al territorio. Una forma di promozione del territorio assolutamente unica questa. E Roberto Giacobbo torna su Rete 4 da mercoledì 22 maggio con la seconda edizione di Freedom Oltre il Confine, 8 appuntamenti in onda in prima serata per proporre divulgazione storica, scientifica e archeologica. L'Abruzzo è stato già presente nella prima serie di Freedom e nella seconda è protagonista in quasi tutte le puntate. Un legame indissolubile ormai tra il giornalista e il conduttore, la città dell'Aquila e l'Abruzzo. Mi piace la gente, mi piacciono i posti, poi uno si affeziona a dei luoghi che gli assomigliano, no? E quindi io sono ho scelto l'Abruzzo tra le mie passioni e lo racconto quando posso e lavoro con l'Abruzzo quando ricostruisco qualunque cosa, dalla Madonna di Guadalupe a Bernini a Celestino V, ma quello era naturale, e cerco per quanto possibile, per le mie possibilità, io faccio solo televisione, di raccontare un Abruzzo positivo. Le ricostruzioni storiche che saranno presenti nella nuova stagione di Freedom saranno Leonardo da Vinci, Celestino V, La vita oltre la vita, Palladio e Giotto. Racconteremo la vita degli eremi e di Celestino V, poi parleremo anche del terremoto, dopo 10 anni racconteremo delle ricostruzioni, racconteremo la parte positiva che c'è dopo 10 anni dal terremoto, perché io voglio completare l'informazione, dato che le brutte notizie camminano da sole ma quelle buone hanno bisogno di tanto lavoro, io mi metto a fare tanto lavoro e raccontare il positivo per il futuro dell'Aquila e del territorio intorno. E poi parleremo a Lanciano, della lancia di Longino, e anche lì parleremo di questa parte storica. Poi andremo in un castello in altura bellissimo che ci ha permesso di raccontare una storia legata a tempi lontani, medievali, eccetera. Insomma, noi fondiamo sempre, no? La ricerca, l'avventura, il mistero, la voglia di conoscere e tante volte la voglia di conoscere cose che ci sono di fianco.